Io volevo semplicemente domandare alla signora Luciana, Giuliana, che cosa possiamo fare noi? Cioè, in incontri come questi, è possibile che con tutte le guerre in corso non c'è una mobilitazione, una consapevolezza, una coscienza, un impegno dei cittadini per mettere fine alle guerre? Un tempo c'era l'impegno dei popoli e con l'impegno dei popoli abbiamo messo fine alla guerra del Vietnam. Oggi sembra che le guerre siano necessarie e c'è stato chi ha anche teorizzato su queste questioni e non c'è al centro delle forze politiche anche quelle che si dichiarano progressiste e di sinistra. Il tema della pace, della guerra, dell'organizzazione, dell'operare quotidiano per contrastare queste iniziative. Eppure di guerre oggi ce ne sono tante come non ci sono mai state. Quali sono i motivi? Vorrei se tu potessi dare il tuo contributo in questa direzione. Ma innanzitutto, come dicevo prima, non c'è informazione, quindi è più facile far dimenticare queste missioni che noi facciamo all'estero. Seconda cosa, non c'è, effettivamente queste missioni a volte cambiano di natura, ma cambiano di natura con decreti per il rifinanziamento delle missioni. Allora anche la sinistra dice: ah, noi non possiamo non votare contro il rifinanziamento perché altrimenti i nostri poveri soldati, e questo è quello che è successo l'ultima volta. No? Con il rifinanziamento della missione in Afghanistan, che siamo passati da una missione di un tipo a una missione molto più aggressiva, però questo è passato, no, senza una discussione vera, ma con un decreto per il rifinanziamento delle nostre truppe all'estero. Quindi la sinistra, cioè io penso che non è che affamiamo i nostri soldati se non votiamo a favore del rifinanziamento, ma dovremmo rimettere in discussione la natura di queste missioni all'estero. Invece questo non si fa. Non si fa perché è più comodo, perché c'è questo, io non lo so, ma c'è molta mistificazione su questa cosa, no? È come se, voglio dire, queste missioni all'estero una volta venivano fatte dai soldati di leva, no? Ed erano soldati, così si diceva, soldati del popolo, così, che avevano anche diverse posizioni. Adesso, figuriamoci, io rispetto per le vite umane, quindi mi dispiace molto per questi soldati che sono morti in Afghanistan, ma i soldati che vanno in missione sono soldati che scelgono che scelgono di fare questa professione, perché il nostro esercito è diventato un esercito professionale. Quindi quelli che vanno in missione sono soldati di professione, che devono mettere in conto purtroppo che se accettano di andare in guerra, la guerra è quello, e la guerra è questo. In guerra si muore. Non è una missione, non esiste una missione di pace fatta con i carri armati e con gli aerei di ultima generazione. Come si può pensare che queste sono missioni di pace? Sono missioni di guerra a tutti gli effetti. E quindi si va lì e si fa la guerra contro la popolazione, perché noi abbiamo ucciso diversi afghani, come diversi iracheni, come somali, quando eravamo in Somalia, tutte le missioni che abbiamo fatto, e quindi noi partecipiamo alla guerra. Siccome la nostra Costituzione rifiuta la guerra, allora noi la chiamiamo missione di pace. E siamo arrivati all'ipocrisia tale che, per esempio, quando è iniziata la missione in Iraq, allora noi 10 giorni prima che arrivassero i nostri militari a Nassiriya abbiamo mandato un ospedale a Baghdad, un ospedale da campo. Ora a Baghdad, con tutti gli iracheni si sono incazzati, perché con tutti gli ospedali che c'erano, se c'era un intervento da fare per rimettere a posto in un ospedale, era molto più semplice che non mandare un ospedale da campo che faceva grande scena in una piazza di Baghdad, proprio davanti a un ospedale di dietro che non funzionava, ma era un ospedale dove il personale, erano più i carabinieri che lo proteggevano che non i sanitari che ci lavoravano. Allora,
non aveva senso. Oltretutto, contro questo ospedale della Croce Rossa italiana si è schierata anche la Croce Rossa internazionale, perché la Croce Rossa internazionale rifiuta la militarizzazione nei propri interventi. Invece noi, che siamo una branca autonoma della Croce Rossa, facciamo queste operazioni, che sono veramente la negazione di quello che tu dici di voler fare. Allora hai fatto questa sceneggiata per dire che era una missione di pace, ma non era una missione di pace, perché tutti te lo raccontavano, persino i medici che mi hanno curata al Celio mi raccontavano che non aveva senso la missione in Iraq, perché loro c'erano andati e loro erano militari che andavano come medici alla Siria, ma dicevano che era una cosa assurda quell'intervento. Io discutevo spesso con loro la sera quando stavo in ospedale, e questi stessi militari mi dicevano che non aveva senso una missione di quel tipo in Iraq. No, perché andavi a proteggere un pezzo di territorio dove avevi sostituito gli americani per poter avere un pozzo di petrolio. Adesso un pezzo di pozzo di petrolio effettivamente l'abbiamo avuto, non è quello di Nassiriya ma è un altro, ma l'abbiamo avuto. Allora è meglio dire le cose come stanno, ma neanche la sinistra lo dice più. Dopodiché il movimento per la pace non esiste più in Italia, come non esiste più in altri paesi. Perché? Probabilmente perché nel momento in cui c'è stato il più alto livello di mobilitazione del movimento per la pace, che è stato prima della guerra in Iraq, quando ci sono stati milioni di persone che hanno manifestato, beh, nonostante questo la guerra si è fatta e noi siamo stati sconfitti, perché questa è stata una sconfitta. E quindi dovremo ricominciare a ricostruire, non pensare che tutto è passato così per noi. Cioè, mi ricordo allora quando io sono partita per andare in Iraq, perché io, quella manifestazione che si è fatta il 15 febbraio del 2003 in tutto il mondo, io ero già in Iraq, e sono partita e c'erano bandiere della pace dappertutto, adesso non ce n'è più una. No, perché abbiamo fallito quell'obiettivo. Allora dovremmo ripensare a come ricostruire un movimento, perché le guerre ci sono ancora, non c'è più il movimento per la pace, ma le guerre ci sono ancora. Allora, e infatti non a caso la marcia Perugia-Assisi si fa su tutti gli obiettivi possibili, ma che il fatto che noi siamo in guerra a combattere in Afghanistan, che facciamo interventi militari di questo tipo, passa quasi in secondo ordine, perché queste cose non mobilitano più e quindi siamo più mobilitati se parliamo di mafia, di altre cose. Però questo, su questo dovremmo riflettere, perché è una delle maggiori responsabilità ovviamente l'informazione, perché parliamo di Afghanistan o di Iraq, adesso non si parla più di Iraq perché non abbiamo più le nostre truppe, quindi non abbiamo più nostri morti, ma è in Afghanistan quando ci sono i morti,